Amaldi, esercizio 15, pagina 562, vecchia edizione. Altoparlante che emette onde sonore di una frequenza costante, onde che vengono riflesse da questo schermo all'indietro e il microfono registra l'intensità del suono. Lo schermo si può muovere, allontanandolo dal microfono. Il microfono registra un massimo di intensità sonora quando lo schermo è a 22,5 cm di distanza dal microfono e poi misura una serie di altri massimi di intensità sonora, sempre in questo punto, quando lo schermo viene allontanato fino a 36,5 cm dal microfono. Determinare la lunghezza d'onda. Questo è l'altoparlante che emette onde armoniche. Sappiamo che le creste, i ventri sono le sovra e le sottopressioni dell'aria. Il microfono in realtà è molto più a sinistra dell'altoparlante è molto più a sinistra del microfono B, ma tanto la distanza fra l'altoparlante e il microfono non ha importanza. Questo è lo schermo che in questa posizione a 22,5 cm dal microfono fa registrare al microfono un massimo di intensità sonora, poi lo schermo viene spostato e in tutte queste posizioni ci sono altrettanti massimi nel senso che quando il microfono è in queste posizioni, quando lo schermo è in queste posizioni, il microfono registra dei massimi di intensità sonora. E la decima posizione corrisponde a 36 cm, quindi c'è stato un allontanamento dalla prima posizione C all'ultima C' di 14 cm. In questi 14 cm si contano 1, 2, 3 fino a 10 posizioni dello schermo in corrispondenza delle quali il microfono segna il massimo di intensità sonora. C'è da scoprire la lunghezza d'onda. Questo esperimento assomiglia un po' a quello con il tubo di Kunth nella modalità aperto-chiuso, perché lo schermo fa come il tappo del tubo di Kunth, cioè sullo schermo le molecole d'aria vengono schiacciate oppure rarefatte e quindi sullo schermo sappiamo che c'è un antinodo di pressione. Le onde sonore che arrivano sullo schermo si riflettono indietro, quindi onde progressive e regressive, lo sappiamo, generano onde stazionarie, un'onda stazionaria che ha una serie di antinodi e una serie di nodi e due antinodi vicini sono distanziati da una distanza di mezza lunghezza d'onda, come si vede anche da questo disegno, questa distanza qua è mezza lunghezza d'onda. In questo disegno ho immaginato che anche il microfono si trovi in un antinodo, esattamente come accadeva nell'esperimento del tubo di Kunth fatto in modalità aperto-chiuso, dove il microfono veniva posto appunto in un antinodo, anzi nel primo antinodo a sinistra. Anche se ancora non conosciamo la lunghezza d'onda, immaginiamo di spostare lo schermo riflettente a destra di un quarto di lunghezza d'onda, quindi di metterlo qua, e qua sotto c'è il disegno, questa è la posizione D. Quello che accade è che tutta questa figura di onda stazionaria si sposta di un quarto di lunghezza d'onda a destra, perché arriva l'onda sonora progressiva da sinistra, incontra lo schermo in questa posizione e si riflette indietro e lì crea un antinodo. Prima lo creava qua e infatti ho riportato a 0 di prima e a 1, a 2, a 3 gli antinodi di prima. Invece adesso l'antinodo si forma un quarto di lunghezza d'onda più a destra perché lì c'è lo schermo e di conseguenza anche il microfono non si troverà più in un antinodo come era prima, ma si trova in un nodo. È per questo motivo che adesso il microfono misura un minimo di intensità sonora. In pratica adesso la distanza tra il microfono e lo schermo, BD, non è più quella giusta affinché in B si formi un antinodo, ma si forma invece un nodo. Spostando ancora lo schermo di un quarto di lunghezza d'onda a destra, si ritorna al primo disegno e lo schermo sta in posizione A1. Dunque si forma questa onda stazionaria disegnata qua, disegnata sia in colore blu che a matita insieme. E in B, al microfono, torna ad esserci un antinodo. Dunque, in conclusione, spostando lo schermo di un quarto di lunghezza d'onda ogni volta, al microfono, il microfono registra alternativamente un massimo di intensità sonora, poi un minimo, un massimo, un minimo, perché lì ci capita un antinodo, oppure un nodo, poi di nuovo un antinodo, un nodo e così via. Inoltre noi sappiamo che in questi 14 cm ci sono 10 antinodi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 se contiamo anche il primo e l'ultimo. Comunque ci sono 10 di queste distanze antinodo-antinodo.
distanze che valgono lambda mezzi, quindi 14 cm sono 10 mezze lunghezze d'onda. Da qui ricaviamo immediatamente la lunghezza d'onda di 2,8 cm. Torniamo adesso alla posizione del microfono e cerchiamo di capire se questa distanza BC, 22,5 cm, ha un qualche significato fisico particolare oppure è del tutto arbitraria. Prima abbiamo detto che questa distanza BC deve essere adatta affinché al microfono si formi un antinodo, infatti dopo non era più adatta, quando lo schermo veniva spostato di un quarto di lunghezza d'onda. Allora questo numero, 22,5 cm, non è arbitrario, ma come si vede dalla figura deve contenere un numero intero di distanze antinodo-antinodo, cioè un numero intero di mezze lunghezze d'onda. Ora, se noi andiamo a controllare se è vero che 22,5 cm corrisponde a un numero intero di lambda mezzi, dobbiamo dividere 22,5 cm per lambda mezzi, che è 1,4 cm, e scopriamo che viene 16,1 questo rapporto. Vuol dire che 22,5 cm sono 16,1 di queste distanze antinodo-antinodo. Infatti il disegno io ho cercato di farlo esatto come dice il testo del problema. Infatti qui ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. In realtà il rapporto veniva 16,1. Per avere il valore 16 esatto, la distanza BC doveva essere di 22,4 cm e di conseguenza BC' fino a qua giù 36,4 cm. Dunque, riassumendo, il microfono è in posizione fissa, arrivano le onde progressive da sinistra. Se lo schermo è in una di queste posizioni giuste, adatte, a 0, a 1, a 2, a 3 e così via, la riflessione delle onde sonore sullo schermo fa produrre al microfono un antinodo e il microfono registra un massimo di intensità sonora. Se invece lo schermo è posto in posizioni, tra virgolette, sbagliate, e cioè qui, qui, qui e così via, come nel caso della posizione D, allora la riflessione avviene un quarto di lunghezza d'onda più a destra, tutta la figura si sposta e in B al microfono si forma un nodo, perciò il microfono registra un minimo di intensità sonora. Sapendo che di posizioni giuste, adatte, ce ne sono 10 in 14 cm e che sono distanziate tra loro di mezza lunghezza d'onda, abbiamo trovato la lunghezza d'onda di 2,8 cm.